si prepara a rilanciare la parola di Dio e chi attraverso la parola di Dio ha scoperto di dover conservare non parole, ma semi, semi reali, semi di questa nostra madre terra. Questa volta vogliamo partire da una storia decisamente di periferia. Che i monaci siano una benedizione per tutti, già lo sappiamo, ma è bello anche scoprirlo attraverso le storie raccontate, ad esempio, in questo numero di Credere, la gioia del Vangelo, è scritto sotto la testata ed è un'intuizione importante. E la storia che andiamo a scoprire è proprio quella di Copertina. Padre Claudio Soldavini, il monaco che custodisce la biodiversità. Proteggere il patrimonio botanico, anche se non porta profitti immediati, è una risorsa essenziale per l'umanità. Può sembrare un'esagerazione, ma non è affatto così, perché noi innanzitutto dobbiamo sempre ricordare che ci sono stati esempi nella storia in cui proprio per non aver coltivato abbastanza le biodiversità le persone si sono trovate in carestie inimmaginabili. L'esempio più eclatante è la metà dell'Ottocento in Irlanda, quando appunto, siccome la specie della patata era la stessa coltivata in tutto il territorio, arrivando la fillossera non si salvò il raccolto da nessuna parte. L'ora et labora che cura il pianeta. Conosciamolo meglio in mezzo a questo bel fogliame, Padre Claudio. Tra le colline del Piemonte è priore del monastero di Germagno e da anni, come abbiamo visto, classifica e preserva varietà antiche, sia dei frutti che degli ortaggi, come patrimonio da trasmettere alle future generazioni. L'articolo è firmato Elisa Bertoli e le foto sono di Fabrizio Annibali. Dunque, quanti anni ha questo priore tutto speciale, tutto anche dedito appunto alla terra in senso stretto? Ha 50 anni e la sua passione, come detto, è la botanica, ma soprattutto declina la sua fede amando questa vita insegnata da Benedetto, quindi più di 15 secoli fa, per la dimensione manuale dell'ora et labora. E sono due verbi espressi in latino, prega e lavora, non è difficile, ma naturalmente c'è di nuovo e di inedito il fatto che ancora tanti non sanno che proprio il portato principale, più bello di quei secoli di sacrificio e di generazioni, che anzi non lo vivevano come tale, poi ha fatto nascere un'Europa che ancora oggi, nonostante tutto, è gelosa delle sue radici, anche se a volte sembra il contrario. Come i monaci antichi, Padre Claudio rende disponibili a tutti le conoscenze sulle varietà di piante. Infatti lo vediamo nel laboratorio dove si producono succhi di frutta. Qui vediamo un bel carico di mele, ma naturalmente ci sono tanti altri frutti che diventano succo. E tra l'altro c'è anche una mistura mele e rose, pensate che profumo meraviglioso. Si può dire che la botanica l'abbia sempre avuta nel sangue. Monaco benedettino sublacense da 26 anni, da 5 priore del monastero dei Santi Pietro e Paolo in provincia di Verbania, nella località di Gerbagno, e ha scelto questa comunità perché prevede la dimensione del lavoro manuale, in particolare quello della terra. Accoglie gli ospiti con un cartello in legno all'inizio di una stradina ricavata tra l'arancio delle foglie e l'azzurro calmo del lago. Il cartello dice «Giardino della Resurrezione». Una scelta che ha portato alla lenta bonifica di 2 ettari di terreno, nonché alla ricerca di frutti particolari come le nespole germaniche, il gelso, il rabarbaro, specie minori o vecchie varietà ormai scomparse, di cui Padre Claudio ha chiesto le cosiddette marze,
ovvero gli innesti, alle collezioni varietali dell'Università di Torino e di due istituti specializzati del Trentino. Monaci che chiedono le marze, ricorda padre Claudio ridendo. Erano tutti lì a vedere chi fossimo. Come vedete, l'esempio è qualcosa che trascina. I doni della natura vanno custoditi, in particolare quello che tecnicamente si chiama il germoplasma. La storica carestia di patate del 1845 in Irlanda, racconta appunto il monaco padre Claudio, è stata risolta trovando una varietà resistente alla malattia che la stava causando. Ma questo è avvenuto più di un anno e mezzo dopo, quando già tantissimi erano dovuti emigrare perché le famiglie erano letteralmente sterminate dall'inedia, perché non c'era nulla da mangiare. Qui invece si è immersi nel creato e si va anche a scoprire appunto la rubrica che ci parla di Frate Sole e Sora Terra di Simone Morandini, un teologo che, a proposito di un anno dedicato al Laudato Si, ci rimanda anche a uno scrittore statunitense che addirittura appunto ha dichiarato, si tratta di Jonathan Franzen, ha venduto molti milioni di libri in tutto il mondo, che ormai la terra è persa, la catastrofe arriverà, è troppo tardi per rimediare. Ma è esattamente il contrario quello che gli esempi come quello di cui abbiamo parlato in questo momento ci dicono. Perché vi accennavo che c'è chi sceglie appunto il seme della parola ed è poco distante come radici e soprattutto come voglia di donare agli altri il meglio di quello che si è costruito e compreso nella vita. Perché questa volta, da famiglia cristiana, vogliamo darvi qualche anticipazione di quello che sarà l'anno biblico paolino. Dall'ascolto alla vita, la parola si fa storia. Riflessioni, preghiere, una marcia per i giovani e tre conferenze d'eccezione trasmesse da Gerusalemme, Roma e San Paolo del Brasile. Alberto Chiara. È la roccia che l'ha generata. La famiglia paolina, editrice tra l'altro di questa testata, Famiglia Cristiana, ma anche di tante altre, nasce dalla Bibbia, la ama, la stampa, la diffonde, la attualizza su riviste, siti e social network. Ora si accinge a celebrarla nel corso di un anno che è cominciato il 26 novembre, giorno in cui prende avvio il 50° anniversario della morte del fondatore, il beato Don Giacomo Alberione, una lunghissima vita la sua, dal 4 aprile 1884 al 26 novembre del 1971. E già abbiamo parlato comunque di anniversario, perché appunto si comincia già prima, in genere 12 mesi prima, per poi culminare quando, con l'arrivo, speriamo in una condizione un po' più normale delle nostre vite, del 2021, porterà a questo e ad altri anniversari che scopriremo. L'apostolo dei mass media è stato chiamato Don Giacomo Alberione, proclamato beato da Giovanni Paolo II 17 anni fa, il fondatore appunto della famiglia paolina, che ha indetto l'anno biblico. Ci sono ovviamente i suoi successori nel servizio, Don Giacomo Perego e anche Don Roberto Ponti, e sono ambedue coordinatori delle iniziative dell'anno biblico. La Bibbia è compagna di viaggio per molti. Pensate che ad oggi risulta tradotta integralmente in almeno 694 lingue, l'ultima delle quali si parla in Malawi, ma non è neanche la lingua nazionale di quello stato africano, bensì di una parte della popolazione. Naturalmente ogni posto, pur lontano da noi, ha le sue minoranze, non così segmentate e a volte quasi pulviscoli, però meravigliosi, come nella nostra Europa, in cui le differenze, e in particolare in Italia,
sono un'infinità, però anche altrove, quindi è sempre bello scoprire le nuove lingue in cui viene tradotta la parola di Dio. Papa Benedetto XVI, 10 anni fa, accogliendo nella sua esortazione apostolica Verbum Domini i risultati del Sinodo dei Vescovi, affermava che era necessaria una nuova stagione di più grande amore per la Sacra Scrittura da parte di tutti i membri del popolo di Dio. E tutto questo, penserete voi, è comunque un patrimonio di chiunque appartenga a Santa Madre Chiesa, però c'è bisogno di rilanciarlo e ribadirlo. Abbiamo visto alcune foto, ritorniamo ancora al testo. Tema di quest'anno è perché la parola corra e rimanda alla seconda lettera ai Tessalonicesi, proprio alla finale di questo testo paolino naturalmente. Ricordiamo le tre principali vie d'accesso alla ricchezza della scrittura: quella della tradizione ebraica, e infatti ci sarà un grande evento da Gerusalemme, quella percorsa dalla tradizione patristica, questa volta invece protagonista l'Università Gregoriana a Roma il 22 aprile del prossimo anno, anche con il Cardinale Cantalamessa, e quella percorsa dalla tradizione liturgica, e questa volta si va verso Occidente, a San Paolo del Brasile. In Italia l'anno della parola di Dio ruoterà attorno a tre specifiche proposte: la Domenica della Parola il 24 gennaio prossimo, le missioni bibliche o giornate della parola, e anche una specifica settimana della parola che arriverà a cavallo tra i mesi di settembre e di ottobre. Intanto chiudiamo guardando la copertina di Famiglia Cristiana, estremamente riconoscibile perché siamo ad Assisi. Ecco qui. La rivista internazionale questa volta ci è davvero preziosa per rileggere quello che sta accadendo nel nostro mondo, in particolare in questa Italia dove siamo abituati a pensare che al nord la crisi morde meno, che le cose in questo periodo di grandi difficoltà per tutti magari si possono sistemare dal punto di vista dei posti di lavoro un po' meglio nelle regioni settentrionali che a sud. E invece andiamo alla riproduzione tradotta di questo articolo che ci arriva dalla testata svizzera Neue Zürcher Zeitung, firmato da Andres Wiesling. Visti dagli altri, lo scatto è del 6 novembre, nei pressi della Porta Palatina, quindi naturalmente abbiamo subito un senso di antichità, di monumentalità, e Torino ne ha di tesori da raccontare, o meglio, che custodisce in maniera riservata, come tipico del suo carattere, e altrettanto probabilmente per le sue spine. Nel capoluogo piemontese, racconta l'inviato della testata svizzera, aumentano le persone che vivono sotto la soglia di povertà. La chiusura delle fabbriche negli ultimi anni e il crollo del settore turistico accentuano la crisi. Lavoro, lavoro, gridano in Piazza Castello, quindi nel cuore della città. Piccoli imprenditori, ristoratori, venditori ambulanti, tassisti protestano. A causa del lockdown il loro reddito si è addirittura azzerato e non sanno come andare avanti. E forse ricorderete che ci sono stati anche scontri di piazza anche a Torino, e non soltanto in luoghi come la capitale o tante altre città non italiane, dove veramente a livello di scontro sociale, appunto anche fisico, si è visto qualcosa di molto più estremizzato rispetto a noi. Però il racconto è molto importante. Uno dei saccheggiatori quei 400 che hanno sfondato le vetrine di alcuni negozi è stato identificato mentre portava via delle borse.
Ora la polizia le ha fatte ritornare in vetrina in attesa di essere acquistate. Con l'emergenza, i servizi sociali, parliamo di chi rimedia tutto questo ovviamente, sono sovraccarichi. Per questo intervengono i volontari di Caritas, Croce Rossa e Protezione Civile. Qui viene citata una lunga ricerca di un sociologo italiano che sostiene che le fabbriche vuote sono la rappresentazione esteriore di un vuoto interiore. Insieme al posto di lavoro, molti operai hanno perso anche le occasioni di trascorrere del tempo con i colleghi e in parte il senso della vita, e in tanti non l'hanno presa bene. Torino è fatta di due città contrapposte, aveva detto qualche anno fa l'arcivescovo Cesare Nosiglia, suscitando scalpore. All'apice della prima ondata, la Caritas sfamava 4.000 persone al giorno, mentre l'anno prima erano state circa 1.000. E adesso le cose non sono molto diverse, perché comunque, anche se noi riteniamo che quasi le cose dal punto di vista del saper essere solidali, dell'avere un governo che cerca di chiudere le falle con le varie provvidenze che chiama ristori, non si sa per quale ipocrisia, ecco, anche se c'è tutto questo, in realtà di persone che hanno bisogno anche di essere sfamate ce n'è ancora molte. E infatti cosa viene citato in questo lungo reportage? Il Banco Alimentare, le cui giornate abbiamo appena passato. Un'organizzazione presente in tutta Italia che fa raccolta e distribuzione in larga scala, ovviamente chiamandosi Banco Alimentare e innanzitutto di beni di questo di questa natura, di questo tipo, ma non solo. Con il Covid-19 le richieste sono aumentate dal 20 al 40%. I pasti a 110.000 bisognosi, secondo le statistiche ufficiali in Piemonte, in povertà assoluta le persone sono 300.000. Ogni anno vengono distribuite 7.000 tonnellate di generi alimentari per un valore di mercato intorno ai 20 milioni di euro. Ufficialmente il volume d'affari non supera i 700.000. Grazie ai volontari trasformiamo ogni euro contabile in circa 20 euro reali. Quindi in questo caso, se si denuncia tra virgolette di meno, è soltanto perché il valore aggiunto della carità, del lavoro dei volontari non è misurabile, esattamente all'inverso di chi denuncia meno, perché invece vuole sottrarre, pagando meno al fisco, qualcosa di dovuto alla collettività. Prima di lasciare Internazionale, vogliamo riscoprire un personaggio di cui si è tanto parlato nelle ultime settimane e ancora si parla. È Diego Armando Maradona. Vale la pena di osservare, ammirare questo scatto molto storico, perché siamo ancora alla fine degli anni 60, che lo ritrae da ragazzo mentre gioca in spiaggia con i suoi fratelli. È morto il 25 novembre scorso, ci ricorda la didascalia, nella città di Tigre. È stato in Argentina, dove naturalmente era nato. È stato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, adorato dai tifosi, anche in Italia, come sappiamo, ma anche ferocemente criticato per i suoi eccessi e le scelte discutibili della sua vita privata. Consapevole delle polemiche che lo circondavano, ricorda il quotidiano spagnolo El País, disse: «Lasciatemi vivere la mia vita, non voglio essere un esempio, neanche da morto troverò pace, mi usano da vivo, troveranno il modo di farlo anche quando sarà morto». Forse invece, guardando quel ragazzo che era completamente ignaro del grande talento e delle grandi salite e discese che la vita gli avrebbe portato, non facciamo altro che riconoscere il mistero delle esistenze. Con la copertina di 7 che guardiamo rapidamente, invece vi segnalo semplicemente un'intervista molto lunga dagli States, firmata da Massimo Gaggi,
a John Grisham. Non è soltanto uno scrittore, è anche, potremmo dire, un termometro della società statunitense, un virgolettato: ho perdonato Joe Biden. Quindi comprenderete già da qui che c'è una storia molto interessante dietro. E invece la storia con la S maiuscola e non una semplice vicenda si affaccia in questo numero del venerdì di Repubblica, e anche qui andiamo un pochino avanti anticipando un importante anniversario, un centenario, quello della nascita del Partito Comunista Italiano, 1921. Ecco qua una lunghissima intervista di Simonetta Fiori, corredata anche da altri articoli, a Ezio Mauro, che è stato direttore di Repubblica per tanti anni, e torna nella Livorno dove appunto 100 anni fa nacque il Partito Comunista. Indaga da grande cronista su quello che è avvenuto, ma anche sulla sua versione. Ovviamente non c'è un'unica risposta, ma tutti tentano, almeno i politologi, anche il popolo di sinistra, cercano di capire perché le divisioni sono state e sono una caratteristica tipica di persone che invece, almeno a guardare appunto anche alla storia più che all'attualità, erano infervorate da medesime idee. Chiedimi chi erano i comunisti. Ecco, la pagina del titolo è in rosso, molto più bello il bianco e nero della foto storica appunto di Livorno, una foto di un momento del congresso. Era gennaio, quindi l'inizio di quell'anno 1921, mentre c'è anche la copertina riprodotta, edito da Feltrinelli, il libro di Mauro, dal titolo che è tutto un programma, La dannazione. Si intende appunto questa condanna da allora della sinistra a dividersi, a continuare con le divisioni che di solito hanno portato non soltanto dei problemi di organizzazione o dei problemi elettorali, ma soprattutto a sconfitte sulla sostanza delle richieste del popolo di sinistra. Qui ci sono due personaggi che ci fa scoprire Mauro nel suo libro. Turati e Gramsci erano agli antipodi, ma mi hanno affascinato entrambi. È molto difficile ovviamente riassumere tutto quello che scrive in maniera fluviale Ezio Mauro nel libro, in parte rispecchiato anche dalle tante domande di Simonetta Fiori, però c'è un passaggio molto interessante. Il conflitto tra riformismo e radicalità, cioè praticamente tra chi vorrebbe la rivoluzione, fare tabula rasa, e chi invece dice che la società si può modificare soltanto con le riforme, è una costante della sinistra. Vittorio Foa tendeva a rappresentarla con ironia: tra riformisti e rivoluzionari non c'è differenza. I riformisti non fanno le riforme, i rivoluzionari non fanno la rivoluzione. E se Ezio Mauro si augura che sia arrivata l'età del rammendo, perché naturalmente in quei casi si parla anche di strappo, e che strappo nel 1921, noi sappiamo che la realtà del nostro tempo, del nostro mondo, non aspetta altro che una rilettura concreta, pratica, dei principi evangelici. E allora tutto questo, anche con i suoi grandi fallimenti, sembrerà soltanto una storia sbiadita.